abbiamo voluto dare ospitalità massima ad un contributo che ci viene dalle associazioni che hanno mutuato il lavoro già realizzato sul enoturismo e hanno prodotto una proposta, una bozza di proposta di un decreto attuativo che renderebbe definitiva anche la legge sul oleoturismo che abbiamo inquadrato normativamente con la legge di bilancio 2020. C'è un contributo importante in questo momento storico nel quale da un lato abbiamo la necessità di irrobustire l'offerta turistica italiana di elementi identitari, dall'altro di dare sempre più alle imprese agricole la possibilità di vivere la multifunzionalità dell'attività economica, e l'oleoturismo rappresenta un elemento di grande integrazione al reddito principale. Il turismo si nutre di vino, ma si nutre anche di olio. L'industria enogastronomica si nutre di entrambe le produzioni. Il vino ha avuto sin qui una velocità un po' più spinta, ma l'olio e tutte le statistiche, tutte le indagini ci dicono essere uno degli elementi principali nella scelta enogastronomica, ma anche nei luoghi tipici in cui si reca il turista. Questo ci consente di dare all'olio massima spinta e di poter raggiungere risultati in poco tempo.